Ma sai che non conto lastime, però oggi ci voleva. Stamattina stava chiamando su Porciame e c'era una picciotta centina mise in mezzo alla porta. Perciò io già cominciai a pensare, che affare, a scendere, a scendere, ti levi, basta mi fai chiamare. Basta, non andava a scendere, mi fai chiamare. Ma sì, dai, sta picciotta mi fa, parlando inglese, scusa, ci si sa? E mi fa, posso pigliare il PTA? Pensai, ma in chiamaccia. E ci disse a voce alta ed non mi ascoltavo, continuavo a parlare. Mi fa: no, perché sai, Gesù ti aiuta, ti fa crescere gli anni, razza. Io l'avevo fatto 8 volte. Sì, ora vabbè, che forse ci vuoi stungare minchia. E ci disse: senti, lasciami stare per cortesia. E fa: va bene, e non è che sei mio, arrestavo dopo. Io pensavo: vabbè, si sposta da rete. No, arrestavo dopo, alla de mia. Dopo che io ci disse così, io pensavo, ma l'aveva mandata a fanculo buona o ci abbastavo? Capiremo. E non ci abbastavo. Tannicchia d'appresso, io da piglia mi fa, però in svedese, scusa, non saccio su prima mi capisti buono, però io ti stavo dicendo che è Gesù, io mi rifiutai male, ci dissi, senti, impari, che c'hai, boom, in da testa, io con te non ci voglio parlare. Moda. E da mi fici, ah scusa, essi mio, oh finalmente. Poi miracoli di chiamme che crescono non ci n'è, perché i miracoli non ne esistono, perciò i miracoli sono solo di malattie che passano, cose che ci poteva essere errore di diagnosi, però ogni c'era amputazione, perché la diagnosi viene facile. Miracoli non ce n'hanno stato mai, infatti questa è una cosa che là ti dicono sempre, dice, ma come mai Gesù che fa tutti questi miracoli, dice, ma che dico che ci mancano gli ammi, razza, che fa, ci fanno che antipatia, sì, perché i miracoli non esistono?